Buongiorno ragazzi, Paolo is on fire, direttamente da una piovosa Svizzera. Guardate qua che bello, che bellezza, tutto bianco lo sfondo, non si vede niente. C'è una bufera di pioggia in corso, quelle, di quelle che ti mettono voglia di vivere al mattino, come sempre. E oggi ragazzi volevo affrontare un argomento, visto che le acque sono abbastanza tranquille, non è che c'è granché da discutere. Volevo affrontare un argomento che viene spesso fuori quando il Milan gioca in Champions, ed è venuto fuori anche l'altra sera, anche nei commenti sotto il mio video, ma anche in generale leggendo qua e là nei commenti sul magico web, ed è quella del DNA europeo del Milan. Ma prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, che siamo lì, siamo sempre lì, ma questi 30.000 non arrivano. Dai ragazzi, supportate un po', che ovviamente fate piacere, mi fate passare indenne queste bufere di pioggia. Poi vi aggiorno anche sull'Aurora, su vari discorsi sull'Aurora, che molti mi stanno chiedendo quando riparte la serie. Il campionato comunque riparte il 13 ottobre, quindi comunque non è ancora iniziato, però poi vi aggiorno su alcune cose. Detto questo, allora, DNA europeo, quale magico argomento, quale magica parola composta. E allora, sento molti dire ogni volta che il Milan fa una figuraccia in Champions o comunque perde, perché l'altra sera, vabbè, non è stata una figuraccia, è stata una sconfitta, ma una sconfitta comunque dove ci siamo battuti, dove non sarebbe stato uno scandalo se fosse finita in pareggio, anzi i tiri erano poi 17-16, quindi fondamentalmente siamo lì. E però quando si perde poi la gente inizia: ma cos'è? Ma dov'è finito il DNA europeo? Ma il Milan ha perso il DNA europeo? Allora, ci sono due cose secondo me da distinguere su questo argomento. Una è che il DNA europeo è una cosa un po' giornalistica, un po' romanzata, un po' così, che si racconta, ma poi fondamentalmente oggi, qui e ora, in campo ci va chi è lì in questo momento. Quindi mi pare ovvio e mi pare pure stupido pensare che siccome sei il Milan, siccome hai il DNA europeo, vai in campo e i giocatori magari mediocri che hai si trasformano in Seedorf, Pirlo, Shevchenko e company. Quindi fondamentalmente penso che sia un po' stupido pensare questo, e non abbia alcun senso, perché è solo un modo un po' di prendere in giro, lo sappiamo benissimo, non ci voglio perdere neanche troppo tempo. Detto questo però, il DNA europeo è una cosa che il Milan ha e deve avere ancora, ed è la cosa che teoricamente ci può salvare in questa nostra condizione, diciamo, di nobile decaduta. Perché? Perché se noi teniamo sempre a mente questo discorso, lo facevo già in passato, ma voglio rifarlo perché ogni tanto è bene ricordarlo, se noi non ci scordiamo quello che eravamo, è più facile tornare a quel livello. Perché? Perché io, diciamo, batto sempre, diciamo, su quell'argomento del avere magari comunque qualcuno che in quel vecchio Milan ci ha giocato in società. Per questo io amavo e non ho mai nascosto Paolo Maldini, al netto di errori, di tutto quello che non mi interessa. Amavo Paolo Maldini per una serie di ragioni, ma non solo lui. Fondamentalmente tutti quelli che possono ricordarci ogni giorno del DNA europeo fanno il nostro bene, di certo non possono fare il nostro male. Perché? Perché il Milan è una società di tradizione, è una società che ha storia, è una società che comunque tendenzialmente, anche passando i momenti più bui, comunque sai che prima o poi rivincerà. Certo, mi direte voi, ultimamente, negli ultimi ormai 20 anni, diciamo che Milan di certo non è la squadra vincente che era con Berlusconi negli anni d'oro, ma è una squadra che comunque ha una tradizione vincente, tanto è vero che abbiamo vinto, per dire, uno scudetto 3 anni fa, cioè, quindi comunque è una squadra che può tornare a vincere. Ma il ricordarsi del DNA europeo non è una barzelletta che raccontiamo ogni volta per farci la risata, per prenderci per il culo. Il DNA europeo è una cosa da tenere sempre a mente. Perché? Perché i giocatori, quando mettono la maglia del Milan, si devono ricordare che giocano per il Milan, cosa che ultimamente ovviamente sta venendo molto meno. Però fondamentalmente è molto 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 importante che i giocatori si ricordino che quella casacca è la stessa casacca che ha fatto la storia negli anni d'oro.
Quello è il DNA europeo e va trasmesso e va tramandato, perché ovviamente se questo non avviene poi assistiamo a prestazioni dove la maglia del Milan non viene onorata, dove la storia non viene onorata e dove ovviamente poi noi ci identifichiamo come nobile decaduta, come squadretta che ha perso il suo potere, il suo fascino. Ma in realtà quel fascino lì è solo sopito, è lì, ma la tradizione si può calpestare, ma non si annulla, non si cancella. Serve però chi sa prendere in mano i valori di quel famoso DNA, li sa portare avanti e li sa sviluppare anche per il futuro. Ma devono essere sempre i capisaldi della nostra storia, la nostra tradizione deve essere sempre alla base dei nostri futuri successi. Motivo per cui io, come altri, magari ce l'abbiamo un po' di più con questa nuova proprietà. Perché? Perché comunque hanno fatto di tutto per calpestare, sradicare questo DNA, partendo dal vendere dei pezzi cardine di milanismo, dal dare via un dirigente che, oltre ad aver fatto comunque bene, e lo dicono i risultati, ha comunque fatto la storia del Milan, è un Maldini, oltre a mettere il logo dei New York Yankees sul nostro logo storico del Milan. Sono tutte piccole cose che ovviamente tentano in qualche modo di, non so quanto volutamente o inconsciamente, comunque di sradicare quelli che sono un po' i cardini del milanismo. Ed è il motivo per cui appena c'è un po' la sensazione che questo avvenga, appena annusiamo un po' questa cosa, noi tifosi di vecchia data, diciamo così, poi ce ne sono i più vecchi di me ovviamente, ci indisponiamo un po', ci indispettiamo un po'. Perché, ripeto, non va in campo il DNA europeo, oggi va in campo Musa, e se ti va in campo Musa non è Clarence Seedorf, cioè c'è poco da fare, è inutile aspettarsi che siccome c'è il DNA europeo succede la magia e Musa quel giorno diventa Seedorf, no, sarà sempre Musa. Quelle sono anche le scelte che poi la stessa società fa, bisogna vedere con quanta ambizione fai il mercato, con quanta ambizione prepari una stagione, con quanta ambizione scegli il tuo allenatore, con quanta ambizione lavori. Ma l'ambizione è uno dei valori che il Milan dovrebbe sempre tenere a mente. Per questo noi ci arrabbiamo quando ci prendono in giro, quando abbiamo i soldi ma non li spendiamo, perché quando non guardiamo più al lato sportivo ma preferiamo guardare al lato finanziario, al profitto. Ecco, questo ci fa incazzare, perché noi non siamo, con tutto il rispetto, voglio dire, l'Udinese o una squadra media del campionato italiano. Noi siamo il Milan, e questo noi siamo il Milan non è così una roba che tu ti porti in campo e che ti fa vincere le partite, ma è una serie di valori, di tradizioni e quant'altro che ti può aiutare a continuare a perseguire la strada della gloria sportiva e delle vittorie, che è sempre stata la tradizione del Milan. Quindi io ci andrei piano a prendere in giro questa cosa qua, perché comunque le squadre senza tradizione fanno più fatica a vincere, c'è poco da fare. Chi la tradizione ce l'ha, se ritrova la retta via e continua a perseguire i propri valori, le vittorie continua ad ottenerle. Guardate al Real Madrid. Real Madrid non ha mai smesso di cavalcare l'onda dell'essere migliore a tutti i costi, di vincere, di dover vincere. Tutto è fatto in virtù di quella roba lì, perché è il primo valore che si guarda. Per questo, questa è la cosa alla base di tutte le lamentele, tutte le volte che voi dite ma siete sempre critici, ma di qui e ma di là. Sì, sono critico perché ogni volta che vedo che viene calpestata quella roba lì, un pezzo di me dentro fa male, perché io quel Milan l'ho visto, ho fatto in tempo a vedere qualche finale di Champions anche vinta, oltre a quella del 2005, e quindi comunque so com'era quel Milan, lo conosco, l'ho vissuto sulla mia pelle, ho gioito per quel Milan. E quindi mi capirete se magari a volte faccio un po' più fatica a credere a tutte le boiate che ci raccontano quando si mettono lì a fare i fenomeni alla Ibra in conferenza. Questo non vuole essere un altro attacco, che ormai, guardate, dopo la partita con Leverkusen io in realtà mi sono anche espresso in maniera positiva nei confronti della squadra e di quello che ha provato a fare Fonseca, quindi penso che più corretto e più, diciamo, equilibrato di così sia difficile essere. Ma questo discorso sul DNA europeo mi fa incazzare, perché soprattutto i giovani tifosi non capiscono questo, che è un ragionamento, penso, tutto sommato abbastanza semplice, che però non è scontato, quindi è bene ricordarcelo ogni tanto. Quando ci calpestano davanti agli occhi quello che noi siamo stati, noi dovremmo incazzarci, non farcelo andare bene o addirittura sostenerlo,
perché stiamo facendo il nostro male, ma quando lo capiremo sarà sempre troppo tardi. Sempre forza Milan, ci vediamo nei commenti, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, anche chi magari è più giovane e quel Milan non l'ha vissuto. Ciao a tutti, buona giornata.